Buonasera e grazie di essere intervenuti. Io inizierei subito lasciando la parola alla dottoressa Carla Medao, sindaco di Pula. Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, a questa conferenza stampa che vuole rappresentare qui in questa casa, nella casa culturale Casa Fra, vuole rappresentare questo percorso di collaborazione che stiamo attivando da diverso tempo con il Forte Village. Do il benvenuto al dottor Giannuzzi, al sindaco di Domus de Maria Concetta Spade, al sindaco di Teulada Daniele Serra. Un saluto agli ospiti e agli attori qui al mio fianco. Sono onorata di aver avuto la possibilità di aver condiviso questo momento che inizia con una conferenza stampa ma che poi sarà caratterizzato da altri momenti importanti di collaborazione e di condivisione. Sono onorata di poter ospitare nel nostro territorio questa conferenza stampa. Questo ci rende orgogliosi, Nazione Turistica Ambita. Certamente con dei partner come il Forte Village possiamo raggiungere ancora traguardi migliori. Io ricordo che nello scorso incontro mi ero quasi candidata a fare una parte del percorso del triathlon. La mia forma fisica non mi consente di fare neanche un piccolo pezzo, però vi seguirò con grande attenzione, insomma, in bocca al lupo agli atleti, e grazie ancora. Credo che sia una delle zone che dispone del clima più mite in assoluto. E quindi attraverso lo sport abbiamo pensato anche un po' di vivacizzare quello che è un po' l'atmosfera della costa in questo periodo, che cominciava ad essere un po' triste. Ci siamo abituato a confronti con destinazioni e strutture importanti, quindi è stato un bel challenge di offrire, diciamo così, la possibilità di venire in vacanza. Questa organizzazione che il comune di Pula e soprattutto al dottor Giannuzzi, che naturalmente abbiamo la fortuna di avere come direttore generale del Forte Village, e quindi con la sua equipe ha potuto organizzare questo evento che ha coinvolto i nostri territori. Grazie dottoressa. Anche quest'anno si possa svolgere questa gara, e ringrazio quindi anche chi ha dato la possibilità, quindi il sindaco di Pula, signora Medao, di Teulada, il dottor Serra e la signora Spa. È stato detto riguardo all'indotto che può creare un evento del genere, è sicuramente la chiave di volta di questi eventi. Una terra come la Sardegna abbia solo il territorio, quindi noi siamo a fianco degli organizzatori. Ora, per chi fosse interessato più nel dettaglio, informazioni sul percorso, non vorrei annoiare gli altri, per cui mi metto a vostra disposizione. Sta andando forte anche sul non forte, sta andando forte dappertutto, quindi grazie Maurizio. Per tra l'altro, vedo che si svolge domenica, sabato, erano due giorni alla gara che si preparano. Ovviamente non fa più arduo, ma avremo presto tanti che si svolgono in una regione diversa dalla nostra. Però dicevamo, la Sardegna si candida, invitati tutti quanti quelli che non saranno lungo il percorso, come gli amici di Teulada, a sostenere gli atleti, chiaramente a vivere la partenza delle ore 8 della prima frazione di nuoto e poi a seguire fino al pomeriggio. Volevo dire solo una cosa, no? Che ho visto qui davanti l'atleta francese che a Ginevra ha vinto la relè, no? La staffetta. E la cosa particolare, una nuova regola, no? Per guadagnare tempo, ha corso l'ultima frazione, magari ce lo racconta lui, senza scarpe. Expect to run without shoes and sorry. And yeah,
just at the moment when I dropped the bike, I think okay, I have to go. A livello internazionale, chiaramente gli alcuni atleti arrivano stremati, alcuni arrivano infortunati, per cui abbiamo dovuto cancellare qualche atleta proprio nelle ultime ore. E sicuramente la nazionalità più presente dopo l'Italia per quest'anno si giocano un titolo la Gran Bretagna e la Germania. Abbiamo diversi atleti da Russia e Kazakistan, i più distanti sono gli australiani, ma si giocano un bel viaggio anche dal Canada e dall'Argentina. Ho scelto invece di lottare per la medaglia. E comunque al di là di tutto, si aprono la porta. Quindi auguro a tutti una buona gara. Grazie. Grazie Presidente.